La soglia dell'attenzione è molto alta all'interno dell'ospedale San Donato, dove stanno crescendo in maniera importante i ricoveri in bolla Covid. Ai nostri microfoni il direttore dell'ospedale, Barbara Innocenti. I ricoveri salgono anche con una velocità più accelerata rispetto a quanto accadeva soltanto una settimana fa. Quindi evidentemente l'epidemiologia del territorio, quindi tanti positivi del territorio che coinvolgono poi ovviamente anche i non vaccinati, comporta la necessità di ricorrere alle cure ospedaliere, anche se in proporzione decisamente diversa a quanto accadeva un anno fa rispetto ai positivi che si verificavano nel territorio. Quindi è una situazione in evoluzione, una situazione comunque impegnativa che noi monitoriamo quotidianamente, che giustamente richiede uno sforzo importante per mantenere l'equilibrio. Cosa vi aspettate per le prossime settimane di gennaio? Beh, ci aspettiamo ancora qualche aumento di caso e qualche aumento nel fabbisogno di ricoveri. Riteniamo che ancora per un paio di settimane almeno ci sarà da mantenere il livello di attenzione particolarmente elevato. Per il momento non ci sono disservizi o rallentamenti nei reparti no Covid del San Donato. La programmazione chirurgica è totalmente inalterata rispetto a quella che era stata fatta prima della ripresa dell'epidemia o comunque dei ricoveri ospedalieri, quindi non c'è nessuna flessione nella programmazione, non c'è nessun cambiamento. Il resto dell'ospedale sta funzionando come funzionava prima ed è questa la fatica che in questo momento chiaramente gli operatori stanno sostenendo. Non c'è un ospedale chiuso, non c'è un ospedale dedicato, c'è un ospedale aperto a tutti i percorsi, a tutte le patologie, a tutte le necessità, con accessi in pronto soccorso, anche no Covid, che sono tornati a livelli decisamente importanti. Ci sono delle restrizioni più importanti rispetto a qualche settimana fa per l'ingresso negli ospedali, dobbiamo parlare al plurale. Ma certamente le indicazioni vengono dalla Regione Toscana, che non ha fatto che ribadire delle regole di comportamento che sono essenziali quando l'epidemia nel territorio tocca numeri di positivi così importanti, che fra l'altro fanno comunque presagire il fatto che i positivi asintomatici, che non sanno di essere positivi, possono essere comunque un numero significativo. Quindi in ospedale si accede quando c'è la necessità di accedere in ospedale. Per quanto riguarda gli accompagnatori o i familiari o comunque i caregiver dei pazienti ricoverati, l'accesso è permesso quando effettivamente c'è la necessità, quindi quando l'accompagnatore del paziente ambulatoriale deve accompagnare un paziente con evidenti necessità, o quando il paziente particolarmente fragile ricoverato nei reparti di degenza è riconosciuto avere un bisogno oggettivo del familiare accanto, bisogno che viene chiaramente valutato dai clinici che lo seguono, in questo caso è ammesso l'ingresso, chiaramente ammesso sempre con le regole che valgono per tutti, quindi il Green Pass.